Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi questo nuovo progetto, questo portacucito, progetto del quale ho fatto per la prima volta una video lezione che trovate nel mio negozio online Creations Candida. Per questa video lezione ho voluto fare un lavoro che è un pochino diverso da quelli che trovate di solito sul mio canale. E questo perché? Perché dal momento che so che insomma, le persone che mi seguono magari non si cimentano tanto in questi lavori di cartonaggio, ho proprio voluto fare un corso online che per me è un po', diciamo, una sfida, perché praticamente vi assicuro che chiunque, anche se non ha mai fatto lavori di questo tipo, con il corso, con il videocorso, lo può realizzare identico al mio. E dico una sfida perché è una sfida per me, perché ho cercato di fare appunto un videocorso che fosse veramente, veramente più chiaro possibile. Vi illustro un attimino come l'ho strutturato e poi vi faccio vedere il portacucito nei dettagli. Il videocorso praticamente comprende tre video tutorials. Ho voluto separare i video per creare dei tutorial specifici in modo da non avere un video lunghissimo con tutto inserito all'interno. E quindi ho fatto un video per la struttura del portacucito, un video per la decorazione del portacucito e un video per realizzare questa bella maniglia che ho fatto in macramè, perché nel caso in cui lo voleste fare esattamente come il mio, potete tranquillamente realizzare anche la maniglia. Ciò non toglie che può essere sostituita tranquillamente da una maniglia in un altro, con un altro tipo di formato, in carta o in pelle, quello che volete voi, insomma. Non, poi chiaramente, per quanto riguarda la decorazione, ognuno è libero di dar sfogo alla propria fantasia e quindi magari lo realizza in maniera completamente diversa dal mio. Vi dico subito che per fare questo portacucito io ho utilizzato il mio kit digitale Lavanda, che trovate anche nel negozio online, però nulla toglie che potete utilizzare tranquillamente la carta scrap che preferite. Mentre invece per i particolari che vedete che ho utilizzato per decorare il portacucito, adesso poi ve li farò vedere magari nel dettaglio, questi particolari qui, insieme al, si muove tutto perché le cose che ci sono dentro, il rumore che sentite perché si spostano, e, dicevo, i particolari che ho incollato su tutto il portacucito li trovate invece all'interno del corso, perché c'è una pagina in formato A4 che contiene tutte le clip art che ho utilizzato per decorarlo, quindi non dovete fare nient'altro che stamparle, ritagliarle e potete realizzarle esattamente come ho fatto io. Lo stesso vale per i fiori che ho utilizzato per decorare il portacucito, di cui ho già fatto il tutorial sul mio canale e quindi trovate anche per poter fare esattamente questi fiori. Diciamo che insieme ai tre video che ho utilizzato, che ho realizzato per fare questo progetto, trovate due file PDF, uno che vi faciliterà per avere sempre sott'occhio le dimensioni dei vari cartoncini e anche alcuni consigli che ho aggiunto, e poi troverete un file PDF che invece praticamente vi indicherà esattamente come accedere al tutorial e in cui troverete tutti i link appunto per realizzarlo. Quindi potrete fare tutto in completa autonomia, nei vostri tempi, con i vostri tempi e come meglio credete. Io ho cercato di fare una cosa, penso appunto, chiarissima, come vi dicevo, infatti sarà appunto per me una soddisfazione vedere
i lavori finiti, quando verranno realizzati, e appunto avrò dei feedback con le persone che faranno i progetti, così insomma mi diranno se il tutto è stato chiaro come penso io, oppure se magari per le prossime video lezioni dovrò ancora aggiungere dei particolari in più. Quindi questa è una cosa che vedrò man mano che andiamo avanti. E adesso che vi ho fatto appunto più o meno così una spiegazione di quello che è la video lezione, vi faccio vedere nel particolare il portacucito. Allora, come vi dicevo, ha una maniglia in macramè, che l'ho voluto fare per fare una cosa un po' più fine, un po' diversa. Poi vedete, qua ci sono, per esempio, queste sono decorazioni, queste sono le uniche decorazioni che fanno parte del kit lavanda, che è la carta che ho utilizzato per fare il portacucito, che però, ripeto, sono veramente minime, quindi eventualmente potete tranquillamente utilizzare un'altra carta scrap. Mentre sul laterale, vi faccio vedere, ho utilizzato le decorazioni che vi dicevo, che trovate nel corso, idem sulla parte posteriore. Poi ho ancora utilizzato dei semplici pizzi, cose che faccio chiaramente tutto vedere nella spiegazione. E qui abbiamo l'altro laterale. Ora apriamo il portacucito, così vi faccio vedere come ho strutturato l'interno. L'apertura è stata fatta in questo modo, con un gancettino elastico. E adesso vi faccio vedere, allora, sposto un attimo il tutto perché sennò nella telecamera non si vede. Allora, la parte del coperchio è decorata con le clip art del foglio che vi dicevo che potrete stampare. E poi vediamo qua, allora sul coperchio ho incollato un particolare in cui ho inserito degli elastici dove potete inserire quello che preferite. Io l'ho strutturato per le mie cose e quindi ho deciso di farlo così. Ma quando vi farò vedere come farlo, vedrete che potete farlo come più vi conviene. Mentre l'interno ha un cassettino porta oggetti, che tra l'altro è munito di laterali affinché si possa estrarre. Anche qui gli scompartimenti io li ho decisi, ho deciso di farlo in questo modo, ma poi una volta visto, come spiegato come li ho fatti, voi sarete liberi di gestirvelo come veramente meglio credete, in base alle vostre necessità. E poi abbiamo l'interno che io ho deciso di lasciare completamente libero, per mettere le cose in questo modo, ma di nuovo nulla vieta se volete, come vi spiego i particolari, i divisori per il cassettino, potete eventualmente munire di divisori anche la parte sottostante. Io ho preferito lasciarla libera perché a volte ci sono cose più grandi e quindi bisogna avere uno spazio più grande per poterle inserire. Il cassettino rimane bloccato, non va giù, rimane bloccato ad una certa altezza e lì vi spiegherò tutto perché ci sono delle cose da valutare per non fare errori. E a questo punto penso di avervi fatto vedere questo mio nuovo progetto nel suo insieme. Spero che questo progetto vi sia piaciuto e che abbiate voglia di cimentarvi nel farlo. Vi assicuro di nuovo veramente che non è niente di così complicato e chiunque lo può realizzare senza problemi. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!